Ciao a tutti ragazzi, io sono Aldo e bentornati in una nuova recensione. Oggi vi voglio parlare di un titolo al quale io sono particolarmente affezionato, perché da una parte conosco personalmente, conosco molto bene gli autori, e dall'altra parte stiamo parlando di una delle storie d'amore più accattivanti e più irriverenti del panorama proprio dei fumetti. Sto parlando proprio di Lui e l'Orso di Salvatore Callerami e Antonio Fassio. Questo nuovo volume è edito Shock da un pezzo di copertina di 15 euro. Chi mi segue da un bel po' di tempo sa che io sono particolarmente legato proprio a Lui e l'Orso. Lui e l'Orso racconta proprio questa storia d'amore molto travagliata e abbastanza colorita tra Simone e Diego. Questi due coinquilini che sono completamente agli antipodi, sia per quanto riguarda la fisionomia che per quanto riguarda proprio il carattere. Una storia d'amore arricchita da tanto trash, da tanta ilarità, ma soprattutto da tanto amore. Una storia d'amore LGBT che farà breccia in tutti i cuori. Questo nuovo volume riprende da dove l'abbiamo lasciato precedentemente. Simone sta per partire per un viaggio di lavoro e Diego, in carrozzella con una gamba gessata, grazie proprio all'aiuto della nonna di Simone, parte in aeroporto per dichiarare il suo amore. Questo nuovo capitolo, questa nuova storia è sicuramente una storia diversa dalle altre che abbiamo visto precedentemente. Soprattutto molto matura, e se paragoniamo lo stile e i disegni e la colorazione, si nota proprio un cambiamento, una maturità a livelli abissali. La storia visivamente ha una qualità sicuramente migliore, sicuramente più ricca, ancora più trash, con tantissimi riferimenti alla musica pop degli anni 90, al trash in generale e ai personaggi e alle figure dell'ambiente LGBT. Anche questa volta, anche in questa nuova storia, non mancheranno i colpi di scena, non mancheranno le lacrime, non mancheranno le risate, anzi, i personaggi saranno ancora più arricchiti, saranno ancora più irriverenti, saranno ancora più simpatici. Troveremo dei personaggi molto più maturi, a 360 gradi, e non mancheranno i momenti di riflessione. Questo volume, rispetto agli altri, ricalca ancora di più la tematica dell'accettazione di se stesso, del coming out, di creare proprio una famiglia. Molte volte chi non conosce il mondo del Lui e l'Orso pensa magari a delle strisce, a dei lavori molto superficiali, molto frivoli, molto terra-terra. Invece no, questo titolo ha una completezza unica, riesce ad abbinare l'ilarità, la semplicità con tematiche molto importanti, come proprio la ricerca di se stessi e del proprio orientamento sessuale. Che, detta così, può sembrare un'ovvietà, ma non è proprio una cosa semplicissima, soprattutto quando poi ci rapportiamo in una società, in un ambiente che non è proprio il massimo della tolleranza, ecco. E ammetto che questo volume è leggermente un pochetto più fantasy, è leggermente più particolare, esce un po' fuori dai binari. Io non mi sarei aspettato determinate scelte o determinate trasformazioni che leggerete, sì, trasformazioni, ecco, trasformazioni. E la cosa mi ha divertito molto perché è un modo per stupire il lettore e uscire completamente da tutto ciò che al momento il lettore era abituato. Poi ripeto, c'è una cura, c'è una crescita davvero importante, davvero notevole, il tutto è armonioso. Cioè, vedrete molto la bellezza dei paesaggi, la bellezza degli ambienti circostanti e anche dei personaggi più reali, più veritieri, che si staccano un po' dall'idea del, come posso dire, del fumetto, del cartone, è come se prendessero proprio vita, sempre però in chiave leggermente fantasy. Ora vi starete chiedendo, ma che sta chiave fantasy? La chiave fantasy sta nel creare magari personaggi con fattezze umane, ma che non sono umani, ad esempio come il sexy e robusto unicorno che avrà una relazione con uno dei vari protagonisti che troveremo all'interno del volume. Sì, un sexy e spumeggiante unicorno.
Avete capito bene. Questo è il nostro fumetto nel dettaglio. Come potete vedere, in copertina ci saranno i nostri due protagonisti in questa bellissima posa amorosa. E se potete notare, qui in alto c'è un piccolo bollino, un piccolo richiamo che ci ricorda che questo titolo è adatto a un pubblico di maggiorenni per le tematiche e per alcune immagini esplicite all'interno del fumetto. Io sono dell'idea, invece, che è un po' adatto a tutti. Anche perché ho letto cose peggiori, molto più esplicite, in titoli dedicati anche per ragazzini. Quindi leggetelo tranquillamente. Qui c'è la dedica di Salvatore, che ovviamente mi ha fatto Sailor Mercury. E come potete vedere, ci sarà proprio un cambiamento, ci saranno dei disegni, ci sarà questa colorazione molto particolare, molto più colorata, delineata, molto più dettagliata rispetto ai titoli che avevamo visto precedentemente. Scorrendo potete notare i vari riferimenti alla cultura pop, agli anime, ai manga e ai riferimenti al trash odierno. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se questa recensione vi è piaciuta, se il titolo vi è piaciuto, se non vi è piaciuto e soprattutto perché. Vi ricordo anche che qui sotto nell'info box troverete i link utili per acquistare questa piccola meraviglia e link a tutti i miei vari social network. Vi ricordo anche di mettere un bel like per supportare tutte le mie recensioni e le mie passioni e di iscrivervi al canale se non l'avete fatto. Per ora è tutto, ma solo per ora. Ashura e lui e l'orso vi salutano e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!